Amiche ed amici di Rete 8 Sport, un buon pomeriggio e una cordiale buonasera a chi ci segue sui nostri canali di Rete 8 Sport e benvenuti soprattutto al nuovo appuntamento con Eccellenza On Air, la rubrica che va a trovare settimanalmente le squadre del massimo campionato regionale, cioè quello di Eccellenza 2020-2021, questo mini torneo che ci regala sempre belle partite, tanti gol e soprattutto ci fa scoprire tantissimi talenti che sognano un futuro diverso in categorie superiori. Per quel che riguarda quest'anno, sicuramente una promozione, non voglio dire insperata, ma che ha quasi del miracoloso, perché è una stagione purtroppo contraddistinta dai casi Covid che hanno bloccato tante gare, soprattutto il Lanciano, fermo per diverse settimane. Lanciano che ha recuperato mercoledì di questa settimana, proprio 2 giorni fa, al Biondi contro la Renato Curi Angolana, perdendo per 2-3. Io sono proprio qui all'interno della sala stampa del Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo, clima disteso per Nico De Eugenio e la sua band, anche se ovviamente ci saranno tante cose da vedere e rivedere, perché quella di mercoledì è stata una gara strana con l'Angolana che ha creato tantissime occasioni da gol, ma solo nel finale, attorno al 38esimo, è riuscita con Bomber Miani a portare a casa 3 punti importanti. Dall'altra parte Lanciano sempre fermo in fondo alla classifica a quota zero, ma Lanciano che ha venduto cara la pelle fino all'ultimo istante, poi rimasto in 10, ha tentato fino alla fine appunto di portare a casa almeno il punticino. Così non è stato, e alla fine però quello che ha fatto più notizia sicuramente è stato quello che ci ha raccontato il mister Di Pasquale, che ha toccato ovviamente prima la questione tecnica e tattica, parlando della gara appena conclusasi, e poi sfogandosi un po' davanti ai nostri microfoni e alle nostre telecamere, parlando della situazione societaria non bellissima, non rosea in quel di Lanciano, e ha voluto lanciare una sorta di appello a tutta la comunità, in particolar modo al sindaco, al primo cittadino della città frentana, per cercare di risvegliare un po' gli animi e mettere mano a quella che è una situazione non solo economica, ma anche organizzativa, che davvero Lanciano non merita. Nessuno si rende conto che far finire il Lanciano come prima squadra, come eccellenza, va in blocco un intero movimento calcistico della città. Quindi io ho accettato questa situazione quando si doveva ripartire a ranghi compatti, no? A ranghi interi. Quindi era necessario salvarsi. Salvarsi significava mantenere la categoria e salvarsi significa mantenere un movimento. L'ultimo ragazzo lancianese che ha fatto un campionato nazionale è un 2001. E questo è grave. Ripartire nuovamente dalla terza categoria significa che nessun ragazzo lancianese potrà fare un campionato nazionale nei prossimi 6 o 7 anni. E per una città come Lanciano questo è il vero dramma sportivo. Per esempio ieri è successo, ed è successo a malo modo, lo spogliatoio e io in primis siamo stati costretti a fare la voce grossa verso emissari che sono venuti qui a Lanciano a pontificare sul nulla. Qui c'è un lavoro, c'è dignità. Ci sono persone che vanno rispettate al di là dell'essere giocatori. Fare un bonifico di 90 euro ad un ragazzo che fa 130-140 km al giorno per venire ad allenarsi è offensivo e offende la dignità di quel ragazzo prima ancora del giocatore. E questo va difeso, quindi ogni tanto la voce grossa serve. Io personalmente posso parlare a nome mio, forse da insegnante se vogliamo, metto al primo posto i ragazzi. E quindi non far morire un movimento dovrebbe essere interesse della città e soprattutto di un'amministrazione comunale che dovrebbe guardare gli interessi sociali dei ragazzi, prima di ogni cosa. Si è arrivato a tutto questo perché quando si vince, quando si sta nelle categorie importanti, partecipiamo tutti. Quando poi c'è da rimboccarsi le mani, quando c'è da sporcarsi le mani, in quel momento lì preferiamo stare lontano, stare fuori e aspettare tempi migliori. Però i tempi migliori, se non ce li costruiamo noi, non ci ricostruisce nessuno. Noi non possiamo aspettare che venga gente da fuori per costruirci tempi migliori. Dobbiamo essere noi qui dentro a sporcarci le mani per riportare Lanciano dove merita. Cioè, io mi auguro sempre che il Lanciano se venga qui a sporcarsi le mani. Grazie mister e complimenti non solo per la gestione tecnica. Grazie, grazie.
Quindi allora io corro in ordine, proprio sul nostro mosaico, lo vedo già pronto con mascherina d'ordinanza, Arsene Iannotti dal solito giardino, dal solito boschetto che mette tanta serenità e tra l'altro voglio rimarcare il bel tempo che c'è anche a Capistrello dopo settimane di pioggia, di vento e di temperature basse. Buon pomeriggio a te, Arsene. Buon pomeriggio anche a te, Lorenzo. Allora, è ancora in corso la rifinitura del Chieti in vista del match interno di domani pomeriggio contro il Delfino Flacco Porto. Lo ricordiamo, l'andata era finita 0-1, il gol di Fabrizi con l'espulsione di Verna che aveva un po' condizionato, diciamo, il corso della partita perché è avvenuto dopo 3 minuti. In caso di successo porterebbe momentaneamente a più 5 sull'Aquila, la squadra che poi affronterà nel turno infrasettimanale molto molto atteso. A preoccupare però Alessandro Lucarelli, Lorenzo, sono le condizioni di alcuni titolari, di molti giocatori titolari. Pensa che rischiano innanzitutto di non essere della partita sia il capitano Guido Galli, anzi c'è quasi la certezza ormai per quanto riguarda Guido Galli, e anche il suo vice liberato Filosa. Ricordiamo Filosa è uscito all'intervallo nella partita contro il Lanciano del Biondi per un problema muscolare, poi allo suo posto era entrato Riccardo Lucarino, che tra l'altro si era comportato anche molto bene con il suo ingresso in campo, si era procurato anche il calcio di rigore poi siglato da Spadafora. Ricordiamo il primo gol invece era stato segnato da Frindolini su quell'indecisione da parte di Rossetti. Restano da valutare le sue condizioni, quindi di Filosa difficile un suo impiego in un reparto però in cui non è al meglio neanche De Fabritis, ecco perché si rivela fondamentale il recupero di Fabio Tommaselli, l'esperto difensore beneventano, reduce da un lunghissimo stop che tra l'altro l'ha tenuto fuori dall'inizio di questo mini torneo. Non l'abbiamo mai visto all'opera, mai neanche in panchina, e quindi potrà tornare utile proprio ad Alessandro Lucarelli. Emergenza, Lorenzo, anche per quanto riguarda il reparto nevralgico del campo, centrocampo, dove non dovrebbero esserci assolutamente né Verna né Corticchia. Niccolò Corticchia, il calciatore scuola Juventus, quest'ultimo ha avuto una distorsione alla caviglia durante l'allenamento, allarme anche in vista della sfida più attesa, chiaramente quella del Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per quanto riguarda Niccolò Corticchia, che sappiamo quanto sia importante in quel reparto per Alessandro Lucarelli. Problemi anche nel reparto offensivo, in attacco, dove è ancora fermo Guido Galli, costretto a saltare anche la sfida con il Lanciano, lo abbiamo visto. La squadra però sappiamo che può contare su diverse alternative, un gruppo ampio. Come sappiamo, Alessandro Lucarelli al solito ha chiesto anche in questi giorni ai suoi ragazzi di stare sempre concentrati ad ogni partita, non vuole cali di concentrazione, a maggior ragione se si affronta un'avversaria importante quale è il Delfino Flacco Porto di Guglielmo Bonati. Come abbiamo detto prima, abbiamo ricordato l'andata, che non è stata una partita assolutamente semplice per la squadra di Alessandro Lucarelli. Insomma, grande emergenza per quanto riguarda la squadra neroverde sul doppio binario, sia per quanto riguarda la partita con il Delfino, che è importantissima per andare a più 5 sull'Aquila, ma anche proprio in vista di quella partita di mercoledì, che secondo me è cruciale proprio per le ambizioni sia del Chieti che dell'Aquila. Intanto ti dico, Lorenzo, per l'edizione serale ringrazio fin d'ora sia Federico Di Fabio. Abbiamo realizzato una clip, un'intervista con Ezequiel Stella, bravissimo calciatore argentino, lo ricorderanno un po' tutti, ha militato nel Chieti, i tifosi neroverdi soprattutto si ricordano benissimo di lui. Gran carriera, seppur ostacolata da qualche infortunio piuttosto serio, rilevante, e ci parla dei suoi ricordi da calciatore del Chieti. Poi, per quanto riguarda la stretta attualità, si concentrerà anche sulla partita tra Chieti e Delfino Flacco Porto di domani, e quindi poi rivolge anche un pensiero a Filippo Viscido, che è recentemente scomparso, è stato tra l'altro il capitano del Chieti nella stagione 2016-2017. Sì, allora il più bel ricordo è quando siamo ripartiti dopo il fallimento del Chieti. Siamo arrivati in piazza, si sentiva a 400-500 metri prima di arrivare, si sentiva
i tifosi cantare, ed è stato uno dei momenti più belli. Ci sono tanti momenti belli, ma quello è quello che ricordo di più, che dopo il fallimento, vedere tutta quella gente entusiasta è stato il massimo. E poi vabbè, i campionati vinti e tutto. Poi per quanto riguarda la partita di sabato, mi aspetto un Chieti che va a prendere la Delfino, cercando i risultati, cercando i 3 punti. La Delfino è una squadra compatta, molto tattica, che gioca molto bene di contropiede, ha elementi molto validi. E niente, è una squadra molto, molto tattica che può fare male in contropiede. Quindi mi aspetto un Chieti che va a cercare i 3 punti subito, li va a aggredire alti, e naturalmente stando attenti alle ripartenze della Delfino. Poi permettimi di mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Pippo, il grande Pitbull, Filippo Vicido. Scomparso tragicamente il 17 di maggio, l'ex capitano del Chieti, che lo ricordo con grande affetto, volevo ricordarlo e mandargli un grosso abbraccio a tutta la famiglia. Grazie mille e ci vediamo la prossima. Allora, per il momento, Lorenzo, io direi che è tutto. Ringrazio ancora Ezechiel Stella per la disponibilità. A tra poco per le ultime riguardo la formazione che scenderà in campo domani pomeriggio allo Stadio Angelini. Grazie, grazie al nostro Arsenio Iannotti da Chieti per questo primo intervento. Torneremo da lui, ovviamente, rispettando il giro iniziale. E ha fatto bene Iannotti a ricordarci che la gara tra Chieti e Delfino Flacco Porto si giocherà domani. Hanno chiesto l'anticipo le due società. Da regolamento, appunto, il comitato regionale ha accettato la richiesta della squadra di Lucarelli e quella di Bonatti per anticipare appunto a domani sabato ore 15 all'Angelini il match valevole per la prima giornata di ritorno. Completano il calendario Avezzano contro Lanciano e Capistrello Renato Curi Angolana. Come abbiamo detto più volte, a riposare sarà l'Aquila di Bolzan. E andiamo ad ascoltare dalla voce del nostro angelo liberatore quali sono le condizioni, gli umori e soprattutto le speranze e i sogni di una società che dopo le dimissioni da parte di Cappellacci si è rimessa sul binario giusto e Bolzan ha fatto subito vedere di quale pasta è fatto. A te, Angelo, e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Lorenzo, buon pomeriggio agli spettatori. L'Aquila sì, domenica non giocherà, ma sarà nient'altro che una lunga attesa, quella che in pratica è già cominciata qui in città per la partita del 2 di giugno. Bolzan, nell'immediatezza della partita con il Delfino, ai microfoni proprio di Federico Di Fabio, l'aveva già definita la partita più importante dell'anno. Fondamentalmente sarà lì che si deciderà in un senso o nell'altro il campionato d'eccellenza. La piazza aquilana è in fermento assolutamente, anche perché, come faceva giustamente notare anche Cannatelli nel corso dell'intervista con Alice, il fatto che si riaprano gli stadi, seppur con la capienza ridotta, con tutti i regolamenti per il contenimento del Covid, ha fatto alzare ancor più l'asticella della tensione sportiva, naturalmente, e dell'attenzione. Nessuno si vuole perdere assolutamente questa partita. L'Aquila ha una voglia assoluta di poter, l'Aquila città, l'Aquila tifoseria, intendo, di ritornare allo stadio e di sostenere la squadra. Bolzan sta naturalmente preparando nei minimi dettagli la partita con il Chieti, utilizzerà naturalmente questo momento di pausa anche per provare a recuperare quelli che sono almeno due degli infortunati in casa rosso-blu. Parlo naturalmente di Michele Bisegna e di Miguel Altares Diaz, che avevano dovuto lasciare il campo nel corso della partita
partita della San Marco con il Delfino Flacco Porto, e naturalmente c'è attenzione massima anche per quello che riguarda le situazioni di gioco. Si è visto, anche se all'epoca c'era naturalmente Cappellacci sulla panchina dell'Aquila, come in una partita come quella con il Chieti, che sicuramente, quasi sicuramente credo, sarà spettacolare sì, ma allo stesso tempo molto chiusa nelle situazioni, potranno fare la differenza le palle inattive. Si vide ad esempio al Guido Angelini quando il rigore di Mariani e poi la punizione di Pellecchia fissarono il punteggio finale, con un secondo tempo dove in pratica si vide più Chieti a livello di possesso palla, però alla fine dei conti latitarono le vere occasioni da gol. Ti dicevo, Lorenzo, della Piazza Aquilana, una piccola chiosa per andare in chiusura di questo primo intervento, poi nel secondo andremo più nel dettaglio tecnico-tattico, provando a vedere come si potrà porre in campo l'Aquila di Bolzan, dare la cartina di tornasole di quella che è l'attesa palpabile e la voglia di non perdersi questa vera e propria partita evento, cioè il fatto che l'Aquila ha aperto e praticamente subito chiuso nel giro di due giorni la prevendita per i biglietti che sono stati messi a disposizione per la partita, perché in pratica tutti i tagliandi in libera vendita sono andati esauriti. Va detto che la società rossoblù ha anche rimesso in corso di validità quelli che erano, giustamente dico io, gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione, e quindi ci saranno 1000 persone sugli spalti del Gran Sasso a Concia per vedere questa partita, che naturalmente sia dall'Aquila che da Chieti attendono come quello che potrà essere il vero spartiacque della stagione. È chiaro che l'Aquila avrà sulle sue spalle pressione, perché la squadra è inseguitrice. Bisognerà vedere come andrà appunto questo anticipo tra Chieti e Delfino Flacco Porto, perché in caso naturalmente di vittoria del Chieti, con l'Aquila che si ritroverà a meno 5 in classifica, l'obiettivo, quasi l'obbligo per la compagine rossoblù, sarà quella di aggiudicarsi l'intera posta in palio, riportarsi a quota 2 punti, e poi da lì in poi l'Aquila praticamente non potrà più sbagliare, ma questo lo avevamo già detto dopo la partita di Capistrello. L'Aquila in quel caso si è giocata il vero e proprio bonus, e poi abbiamo detto c'è stato l'avvicendamento in panchina e Bolzan ha in pratica ricostruito l'autostima della squadra, soprattutto ci ha tenuto questo a dirlo molte volte Bolzan: la squadra è forte, deve avere più consapevolezza dei propri mezzi, e le 3 vittorie portate a casa nel corso della sua gestione, vittorie tutte diverse, ha tenuto a sottolineare l'allenatore rossoblù dopo la partita col Delfino, stanno a testimoniare la bontà del lavoro sin qui svolto dal tecnico rossoblù. A te, Lorenzo. Grazie Angelo per questo primo intervento. Prima di Angelo avevamo accennato al calendario, quindi alle gare che si svolgeranno tra sabato e domenica. Ora diamo uno sguardo alla classifica, con il Chieti lì davanti a quota 19, l'Aquila che segue a quota 17, l'Avezzano in terza posizione a quota 11, 10 punti per l'Angolana, 7 per il Delfino Flacco Porto, 4 per il Capistrello e, come detto in apertura, 0 punti per il Lanciano di Di Pasquale, che ha completato i suoi turni di recupero proprio mercoledì contro la Renato Curi Angolana, che in questo momento sono al Petruzzi di Città Sant'Angelo, si sta posizionando con le classiche pettorine all'interno del rettangolo verde, naturalmente ridotto rispetto alla sua naturale dimensione, per provare sicuramente alcune dinamiche di gioco da mettere in atto già nel prossimo match di domenica. Eccoci qui con Samuel Di Renzo, che ha sbloccato il match di mercoledì, quarta giornata di recupero a Lanciano. Non è stata una gara facile, perché insomma in vantaggio subito al terzo minuto, poi il Lanciano però ha fatto vedere che con grinta e orgoglio può dare fastidio davvero a tutti. Come l'hai vista la gara? Noi abbiamo fatto un po' di difficoltà, perché giustamente quando bella e sottovaluti la partita probabilmente trovi delle difficoltà iniziali, però il secondo tempo, quando rientri con l'umiltà, con la cattiveria che abbiamo mostrato le prime 3-4 partite, abbiamo fatto vedere il valore della squadra e quello che siamo, e tutti insieme
abbiamo portato a termine quello che dovevamo fare dall'inizio. Però tante le occasioni sprecate e questo un po' che ha fatto arrabbiare, secondo me, non solo il mister, ma credo un po' tutta la società, perché lì davanti ci sono le persone giuste per fare tanti gol, eppure la casella dei gol segnati non è così importante come storicamente fa segnare l'angolano. Hai pienamente ragione, purtroppo bisogna lavorare, lavorare, testa bassa e lavorare perché giustamente se quelli davanti fanno quello che devono fare possiamo toglierci grandi soddisfazioni, ma dipende anche noi mettere nelle migliori condizioni. Purtroppo è andata così, Lanciano è stato un episodio, sicuramente bisogna lavorare e questo, sta poco da fare. Allora, tutto è bene quel che finisce bene. Negli spogliatoi si sorrideva, si scherzava e soprattutto ti prendevano in giro perché in tanti dicono che quelle corner voleva andare a finire al centro, invece è finito in porta. Però, insomma. Allora, il mister mi ha detto calcio in porta, io calcio in porta, questa è la verità. Però siamo contenti perché siamo un gran gruppo, ci mettiamo uno a disposizione dell'altro, con umiltà, con lavoro, con sacrificio. C'è gente che lavora e viene, ragazzi che vanno a scuola e vengono, quello è l'importante. Quando si va tutti verso la stessa direzione, si ride e si scherza poi dopo una vittoria. Perfetto, allora grazie a te. Noi Grazie a lasciamo te, Samuel Di grazie. Renzo agli allenamenti perché Grazie. insomma De Eugenio credo che almeno per un quarto d'ora, 10 minuti, terrà i suoi in mezzo al campo per cercare un po' di capire quello che di poco positivo è accaduto a Lanciano e anche però evidenziando le cose belle che si sono viste al Biondi. Dicevamo, Lanciano che ha recuperato le gare, quelle purtroppo condizionate dal contagio Covid, solo il Capistrello è a quota 6 come gare giocate, ma campionato che torna regolare già da questo fine settimana con le altre squadre che hanno disputato 7 gare. E allora io non so se prima di andare da Federico Di Fabio la nostra Alice Pagliaroli ha qualcosa da aggiungere, credo di sì, perché mi fa proprio cenno, anzi ringrazio il nostro regista Mario Giacchetta per avermi permesso appunto di vedere la nostra Alice Pagliaroli già pronta per il suo secondo e conclusivo intervento. A te, Alice. Sì, anche perché mi scuso già sin da adesso, poi dovrò scappare, quindi vi do quelle che sono le informazioni importanti in questa vigilia di partita, partita che rappresenta in realtà il primo turno di questo girone di ritorno per il Capistrello, perché come hai giustamente accennato tu, la scorsa settimana ha scontato il suo secondo ed ultimo turno di riposo. Volevo soltanto ricollegarmi a quello che diceva Angelo poco fa. Mi fa un po' impressione sentir parlare di 1.000 persone presenti allo stadio, in uno stadio a capienza ridotta, quando alcune piazze di eccellenza, ma anche di Serie D, fanno fatica a portarne la metà senza normative Covid. Solo per dire che è un campionato sicuramente atipico da un punto di vista delle compagini che partecipano. È un'eccellenza solo ed esclusivamente sulla carta ed è sicuramente un campionato bellissimo. Allora, cominciamo invece a parlare della partita di domenica tra Capistrello e Renato Curi Angolano. All'andata finì 2-1 per i padroni di casa a Città Sant'Angelo, tu Lorenzo c'eri tra l'altro. Sì. E insomma, un Capistrello importante dal punto di vista della prestazione, che forse non raccolse proprio tutto quello che seminò all'epoca, tanto che arrivò il plauso anche della società avversaria. Si vuole ripartire da lì anche perché poi c'è stata un'altalena dal punto di vista delle prestazioni da parte di questa squadra molto giovane che fatica spesso a trovare la concentrazione. Però cominciamo col dire che la squadra si è ritrovata lunedì per la classica settimana di allenamento, turno di riposo mercoledì, ieri la partitella infrasettimanale e poi domattina ci sarà la classica rifinitura in vista della partita di domenica. Abbiamo cercato in occasione della partitella di carpire qualche informazione circa la formazione titolare che potrebbe scendere in campo domenica. Quello che abbiamo capito è questo, cioè che si scenderà in campo con un 4-3-2-1 con Fanti tra i pali, Fantozzi e Fantauzzi larghi sugli esterni di difesa e poi Lombardo e Rozzi centrali. Centrocampo a tre con De Meis, Panecchasio e Deramo e poi il tridente offensivo con Franchi, Di Renzo e Cirelli. Questa dovrebbe essere insomma la formazione in vista della partita di domenica. Un accenno anche a quelle che sono le assenze. La prima notizia incredibile è che non ci sono squalificati, incredibile ma vero, perché questa è una squadra che sconta sempre degli stop per via di squalifiche o espulsioni arrivate a partita in corso anche dalla panchina, insomma. Quindi rientra Fantauzzi dalla squalifica, anche Luca De Meis, che però per motivi personali non ci sarà a prescindere. E poi invece
Buone notizie per il tecnico anche sul fronte degli infortuni, perché si è riaggregato al gruppo nella giornata di ieri anche Federico De Rocis, che era, diciamo, il malato cronico della squadra. Per lui uno strappo muscolare importante, ieri un allenamento abbastanza blando, una corsetta e poi uno spezzone di partitella, chiaramente a velocità moderata. Tegola in realtà a fine allenamento per Fulvi, che accusa un problema importante alla pianta del piede, non ho capito se al tallone, però comunque di fatto oggi non è presente qui al campo e sicuramente non ci sarà domenica in occasione della partita. Nota di servizio finale: tamponi effettuati nella giornata di ieri, questa mattina gli esiti tutti negativi. Grazie Alice, buon pomeriggio e buon lavoro soprattutto. E allora eccolo qui, l'ho lasciato alla fine, una sorta di punizione, te lo dico Federico, però ovviamente abbiamo tutti una vita personale oltre quella sportiva e pubblica. Buon pomeriggio a te Federico, insomma sarà una gara anticipata, non si giocherà di domenica ma sarà comunque una gara importante. Raccontaci un po' cosa sta succedendo a casa del film. Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti gli spettatori, ma anche ad Alice, Artene e Angelo, che tra l'altro vedo con una chioma sfoltita, quindi quella nota di servizio. Non parliamo di capelli cortesemente, altrimenti chiudo tutti i canali di connessione. Vai Federico. Allora, dicevo, ovviamente settimana molto importante per gli uomini di Bonati. Arsene parlava della crisi del reparto offensivo del Chieti, ovviamente soltanto dal punto di vista numerico per l'assenza di Galli, crisi che però dovrà far anche Guglielmo Bonati, perché mancherà sicuramente Petra Rudo, non è riuscito a recuperare dallo strappo che lo ha tenuto out per qualche settimana dopo aver siglato la rete del vantaggio contro il Capistrello. Lui appunto ha subito questo infortunio al flessore, 2 centimetri di strappo che lo ha tenuto fuori dai giochi. Ormai questa è la quinta settimana, quindi vedremo se riuscirà a riprendere settimana prossima. Se Bonati ha dovuto fare a meno di Petra Rulo per diverse settimane, quindi diciamo che ormai è un infortunio a cui ha dovuto avviare già da diverso tempo, sarà difficile farlo su Gabriel Petre, perché l'attaccante romeno ha subito un leggero acciacco, anche visto comunque la sua età, compierà 36 candeline a brevissimo, quindi anche per cercare un po' tenerlo un po' a freddo, probabilmente non verrà rischiato nella partita con il Chieti, o meglio sicuramente non verrà rischiato dal primo minuto, quindi vedremo se poi in corso d'opera riuscirà ad entrare. Quindi davanti diciamo che ci sono pochi spazi da coprire per Bonati, perché le scelte sono quasi obbligate nel reparto offensivo, ad eccezione di Falco, che comunque vedremo se sarà del match o meno. Ci sono esclusivamente Pincecco e Rosini, quindi tre persone per due maglie. Vedremo come scenderà in campo il Delfino. Cosa sicura o quasi certa, mancherà anche Tomas Calore, per lui un turno di riposo, e esordirà molto probabilmente il classe 2001 Amoroso, perché anche Falso, il secondo portiere del Delfino, settimana scorsa ha subito un leggero infortunio, in questa settimana in realtà si è allenato prima in disparte e poi è rientrato nell'allenamento di ieri in campo con la squadra, però probabilmente anche lui non verrà rischiato in vista anche del match di mercoledì contro l'Avezzano, e quindi sarà Amoroso sicuramente a difendere i pari del Delfino, che però potrà tornare a schierare Di Federico e Planamente. I due non erano stati convocati nell'ultimo match per un acciacco fisico, insieme però a Petro Rulo saranno out anche i soliti Paolilli e Sichetti, mentre appunto sarà da valutare la condizione di Petre. Abbiamo detto degli infortuni, quindi del lato infermeria c'è ovviamente una nota positiva con cui tra l'altro ha chiuso anche Alice nel suo collegamento, ovvero i tamponi che ovviamente sono tutti negativi, e questa ovviamente è una delle informazioni più belle che in questi tempi si possano dare. Lorenzo, se vuoi ti dico anche quello che può essere un accenno alla formazione, oppure dimmi tu se è il caso di dirlo magari più tardi.
No, guarda, puoi fare tranquillamente qualche accenno sulla formazione in modo tale che con te, ma qui non è una punizione, ma naturalmente i tempi televisivi sono particolari e diversi rispetto alla vita reale, puoi andare avanti in modo tale che rispetto agli altri fai un unico intervento, ma te lo faccio fare più lungo, così completiamo il discorso inerente al Delfino. Vai Federico. Perfetto, perfetto Lorenzo. Allora il Delfino che potrà scendere in campo sia con un 3-5-2 che con un 4-2-3-1, ti dico questo perché dipende tutto da Daniele Lupo, il figlio d'arte che tra l'altro il papà Fabio, direttore sportivo del Venezia, ieri ha festeggiato la promozione della sua squadra in Serie A dopo 19 anni, quindi vedremo se anche lui vorrà far contento ancora di più il padre. Domani appunto Lupo che potrà scendere in campo sia come terzo di difesa ma anche come mediano a due con Silvestri perché domenica scorsa con l'Aquila il Delfino si è spostato dal 3-5-2 al 4-2-3-1 praticamente dopo pochissimi minuti dall'avvio delle ostilità, quindi diciamo che si può cambiare anche in corsa d'opera, anche per merito del Class 99. Dicevamo, facciamo un'ipotesi che del 3-5-2, ma poi come dicevo appunto potrebbe cambiare il tutto. Amoroso in porta, Albanese, Sabatini e Lupo i tre di difesa, a destra Tine Mori, a sinistra Marzucco come quinti di centrocampo, Blasioli, Silvestri e Gobbo, poi davanti Dincecco e Rosini. Questa probabilmente sarà la formazione che Bonati sceglierà contro il Chieti, Bonati che ha dato il giorno di riposo quest'oggi alla troupe come di consueto il venerdì di riposo per il Delfino, allenamenti serrati fino a ieri alle 18:30, comunque hanno preparato al minimo dettaglio quello che è la sfida al Chieti, è comunque un derby, quindi mai sottovalutare queste partite, specialmente con una squadra giovane come il Delfino. Quindi sono sicuro che lo spettacolo sarà alto, ma dovrà essere alto anche il livello di concentrazione degli uomini di Lucarelli. Assolutamente sì, grazie al nostro Federico Di Fabio. Siamo a circa 36 minuti, inizio diretta di questa nuova puntata di Eccellenza On Air. Io torno da Arsene facendo una battuta, ma visti gli infortuni del Chieti e quelli del Delfino, forse era meglio posticipare il match e non anticiparlo per consentire forse a qualche giocatore di recuperare. Non parlo degli infortuni un po' più importanti, ma soprattutto per quelli muscolari che con le sapienti mani dei fisioterapisti possono essere tranquillamente recuperati. Ti passo la linea appunto evidenziandoti questa battuta. Tu che ne pensi? Ma sai, Lorenzo, stavo pensando un po' alla stessa cosa. È una In battuta effetti, visti i tempi, perché poi si torna in campo sì. mercoledì, ovviamente. Questo lo voglio rimarcare. Esattamente. E quindi, comunque sia, sì, sempre un giorno in più può essere utile. È chiaro che poi si deve guardare anche un po' alla partita con l'Aquila Certo. di quelle di. Intanto, Lorenzo è stato designato il direttore di gara per la sfida di domani, arbitrerà Chieti. Delfino Flaccoporto, Luca Di Montiodorizzo della sezione di Vasto, a coadiuvarlo saranno gli assistenti Matteo Dorazzo di Teramo e Davide D'Adamo, sempre di Vasto. Per quanto riguarda la formazione, stiamo E dando un aggiornamento. ti dico che è una terna che assolutamente non mi dispiace, anzi. Eh sì, staremo a vedere domani Lorenzo. Per quanto riguarda invece la formazione, abbiamo anticipato prima di questi tanti infortunati in casa Chieti, Alessandro Lucarelli deve ragionare anche in ottica L'Aquila perché i giocatori assenti, almeno qualcuno di loro, conta di recuperarli appunto per la sfida che può valere una fetta importante di Serie D. Allora, Forti, il portiere, poi in difesa Consorte e Aquilanti, sicuri di un posto da titolare. L'altro giocatore che dovrà giocare dal primo minuto dovrebbe essere Lucarino, favorito su De Fabritis e sul rientrante Tommaselli. Lo ricordiamo, Filosa potrebbe essere risparmiato proprio in vista della partita con l'Aquila. Vedremo se smaltirà questo infortunio muscolare patito nella gara contro il Lanciano. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, sicuri di un posto Puglielli e Mariani, poi gli altri due al centro del campo Donatangelo e Farindolini, forse la prima da titolare proprio per Donatangelo, fuori Verna e Corticchia, come dicevamo prima, Verna
Corticchia alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. A sinistra dovrebbe esserci ancora una volta Siragusa, preferito a Pietrantonio, tra l'altro lo ha sostituito molto bene sia nella partita contro l'Angolana che in quella contro il Lanciano, ha ben figurato nonostante Pietrantonio sia stato tra i migliori in campo nel primo scorcio di stagione. Pietrantonio che però ha qualche problemino fisico e credo che verrà comunque risparmiato da Alessandro Lucarelli per tornare qui al 100% nella partita contro l'Aquila, mentre per quanto riguarda il reparto avanzato al fianco di Fabrizi dovrebbe tornare Spadafora favorito su Cramellà e su Rodia. Ricordiamo ancora una volta fuori Guido Galli, il capitano del Chieti, così come il vice capitano Filosa. Anche nel caso di Guido Galli, Lucarelli cercherà in tutti i modi di recuperarlo per questa importantissima sfida decisiva o quasi contro l'Aquila. Insomma, qualche problema di formazione per Alessandro Lucarelli, che però almeno un paio di pedine proverà comunque a preservarle per mercoledì. Direi che è tutto anche per quanto riguarda le notizie sul Chieti, le ultime dal campo per quanto riguarda la formazione. A te, Lorenzo. Grazie, grazie Arsene. Ricordo domani quindi la gara forse più importante, è un anticipo, ma soprattutto riguarda la prima della classe contro un Delfino che come sempre darà il massimo per stoppare le avanzate della formazione di Lucarelli. Faccio un break perché sta continuando ovviamente l'allenamento qui al Petruzzi di Città Sant'Angelo dell'Angolana con la guida tecnica ovviamente di Nico De Eugenio in mezzo al campo. Angolana che riproporrà quasi sicuramente il 4-2-3-1 visto mercoledì a Lanciano, ma secondo me cambieranno alcuni interpreti soprattutto in zona offensiva, visto che Miani partecipa all'allenamento sin dai primi istanti, stessa cosa gli altri giocatori, tamponi tutto a posto, tutto ok per la truppa del presidente Spinelli, e secondo me lo stesso Miani insieme a Ruggeri, che mercoledì sono partiti dalla panchina, torneranno ad indossare domenica una maglia da titolari, quindi tutti abili, tutti arruolati qui al Petruzzi con la classica partitella in famiglia, rossi contro blu, e proprio lì davanti insomma ci sono Miani, Criscolo e Ruggeri insieme a Farias che giostra come sempre tra le linee in prossimità della zona offensiva. E allora chiudiamo il giro prima di chiudere questo appuntamento con Eccellenza On Air con Angelo Liberatore, che ci racconterà ancora una volta quelle che sono secondo lui le sensazioni e le notizie che arrivano dall'Aquila in casa Bolzan, per cercare un po' di capire quella che sarà la formazione che il 2 giugno con quasi 1000 spettatori presenti al Gran Sasso d'Italia seguirà la gara tra la capolista Chieti e l'Aquila 1927. A te Angelo. Allora Lorenzo, la questione un po' più spinosa riguarda Mattia Di Norcia, il mediano rosso-blu, è stato detto nel corso dell'ultimo incontro con la stampa, ha riportato un infortunio che è stato definito importante al polpaccio, non sono stati dati ulteriori dettagli, è stato però detto che Di Norcia potrebbe non essere più disponibile fino al termine della stagione, considerando diciamo che si arriverà fino al 20 di giugno e quindi i tempi, pur magari non essendo così ampi, considerando il contingentamento delle date del campionato, per questo si arriva fino a fine campionato. Questo è un brutto colpo, Angelo, è un brutto colpo. Lo ha detto Bolzan, anche perché aveva descritto Mattia Di Norcia come uno dei giocatori che meglio si adattavano al suo gioco, specialmente per quello che riguarda proprio la parte mediana di interdizione, ma anche di costruzione del gioco. Ci sono poi altre due situazioni che ci rimandano indietro all'ultima partita, quella con il Delfino. Michele Bisegna, per lui un riacutizzarsi
dei problemi all'inguine già patiti contro il Lanciano e Miguel Altares Diaz, il centrale spagnolo, nel corso del secondo tempo è stato costretto a lasciare il campo per un sospetto stiramento, andranno entrambi valutati in vista proprio della partita con il Chieti. Va detto però che comunque l'Aquila ha le alternative per diciamo sopperire ad eventuali assenze. Qualora non dovessero farcela né Bisegna né Altares Diaz, si andrebbe a riproporre in pratica la squadra, l'11 iniziale, che ha in realtà finito la partita con il Delfino. Bolzan non dovrebbe abdicare a quello che è il suo tema tattico, il 4-3-3 che ha proposto in pratica dall'inizio della sua avventura all'Aquila, quindi si potrebbe vedere un 11 con Domingo Dalmasso in porta, Lenoci e Moscianese a fare i centrali difensivi, Venneri e Ricci nel caso non dovesse recuperare Altares a fare i centrali, la mediana con Zanon, Rosano e uno, sempre qui il punto interrogativo dovuto alle condizioni fisiche, tra Bisegna e Nicolas Kras, giocatore praticamente recuperato nel suo essere parte integrante del gruppo, con Cappellacci in pratica l'ex Avezzano non aveva mai giocato, invece Bolzan gli ha dato tempi e spazio e Kras lo ha anche ripagato con un gol al Biondi di Lanciano. Per quello che riguarda il tridente d'attacco invece consolidato con Pellecchia e Micica sugli esterni e Francesco Di Paolo a fare la punta centrale. Non è stata naturalmente ancora convocata la conferenza stampa prepartita, io presuppongo che Bolzan parlerà lunedì, considerata la vigilia, o anche martedì, considerata la vigilia dell'infrasettimanale, e naturalmente lì si andranno a sciogliere tutti i dubbi che permangono dovuti appunto alle situazioni pendenti nell'infermeria aquilana, però come abbiamo detto ci sono anche diciamo, gli uomini dalla panchina pronti a fare il loro, e Bolzan lo ha detto proprio a Federico nel corso dell'intervista post partita domenica al San Marco: la squadra è forte, sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, insomma anche un modo per responsabilizzare. Responsabilità è uno dei termini che Bolzan usa più spesso nel corso delle sue conferenze stampa per far sentire che alla causa L'Aquila serve l'apporto di tutti, particolarmente in vista di una partita decisiva come quella con il Chieti. Lorenzo. Grazie, grazie mille Angelo, grazie mille. Federico Di Fabio, non so se hai qualche news dell'ultimo momento per quel che riguarda Delfino Flacco Porto, altrimenti vado a chiudere e a salutare tutti voi. No, Lorenzo, solo per ricordare i contenuti di questa sera che andranno ovviamente in onda nell'edizione serale e televisiva di Eccellenza On Air, perché abbiamo ascoltato sia appunto il figlio d'arte Daniele Lupo, ma anche il portiere Tomas Calore in una lunga intervista di quasi 6 minuti, quindi ci sarà sicuramente da goderci queste dichiarazioni di due protagonisti del Delfino. Siamo con Tomas Calore, allora Tomas, un commento su questa su questo mini torneo, specialmente sulla partita con l'Aquila, eravate arrivati davvero a un passo dal pareggio con la punizione di Marzucco, ma comunque la prestazione è stata ottima, possiamo dire che va bene così. Sì, allora, tanto ti rispondo alla prima domanda, per quanto mi riguarda questa secondo me è una D2, non è un'eccellenza. Ci sono delle squadre di caratura sicuramente superiori sia come organico come storia, come Chieti, Lanciano, Avezzano, L'Aquila, che qui non hanno poco a che fare con queste categorie, quindi è sicuramente una cosa stimolante che non capita tutti gli anni di poter affrontare tante partite contro queste squadre così blasonate. E per quanto riguarda la partita passata contro l'Aquila domenica, c'è un po' di rammarico perché eravamo consci di poter fare un po' di più nel secondo tempo, dove l'Aquila ci aveva lasciato un po' di campo e eravamo riusciti a creare anche delle buone occasioni, però diciamo che ci prendiamo quel che abbiamo fatto di buono, perché comunque ce n'è veramente tanto contro una squadra che diciamo ha nomi e valori è sicuramente superiore alla nostra. Prima di fare un piccolo commento sulla partita di sabato con il Chieti, ti volevo chiedere quanto è importante, specialmente prima ne parlavamo anche con dei tuoi compagni di squadra, fare dei settori giovanili importanti per poi appunto passare tutta l'esperienza in una prima squadra, quanto è importante calarsi poi nella realtà, che sia del Delfino ma che sia anche di qualsiasi altra società di Serie D, Eccellenza. Sì, poi è una cosa relativa, perché io comunque, anche avendo militato anche in squadre di Serie C come Teramo, Piacenza, diciamo che quelli che venivano fuori dai settori giovanili erano un po' resti ad imparare, ecco, c'era poco, ci si calava poco nella realtà, diciamo. Invece quelli che magari avevano avuto un passato meno importante venendo da squadre di provincia eccetera erano più vogliosi e più determinati di imparare e di mettersi in gioco, quindi diciamo che è una cosa relativa.
Però io devo dire che in questo gruppo fatto da ragazzi che comunque vengono quasi tutti da un settore giovanile importante come quello del Pescara, questo non si vede. C'è grande abnegazione, grande voglia di migliorarsi sempre, e sono sicuro che comunque le soddisfazioni arriveranno nel corso degli anni. Appunto la partita con il Chieti di sabato, come state preparando appunto questo match contro la capolista? Ma lo stiamo preparando normalmente come tutte le altre partite. Sappiamo che è una partita importantissima, sappiamo che loro hanno qualche defezione, stiamo studiando i loro punti deboli per poterli colpire e fare male, perché anche noi comunque ci teniamo a fare bella figura, non andremo lì da vittima sacrificale per regalare punti, di certo. Sì, sicuramente. Come al solito scendiamo in campo dando il massimo, indipendentemente da quello che è l'avversario. Sicuramente è il caso di domenica, ma come era per tutto il campionato, l'avversario era stimolante e questo per ragazzi giovani come noi che hanno voglia di dimostrare è sicuramente uno stimolo in più, su questo ci sono pochi dubbi. Ti abbiamo visto davvero in tanti ruoli, sia la scorsa stagione che quest'anno, terzino destro, a volte a centrocampo, poi difensore centrale a difesa 3. Diciamo che la duttilità può essere davvero la tua arma forte. Sì, no, sicuramente è sempre stato così. La mia disponibilità comunque a giocare in tanti ruoli l'ho sempre data, sia per caratteristiche tecniche, ma anche fisiche, diciamo, ho sempre cercato di mettere a disposizione, come dice il mister, quelle che sono le mie caratteristiche, che potessero essere utili alla squadra. Questa è la cosa importante. Un piccolo commento sulla partita di sabato nel derby contro il Chieti, andate a fare vista alla capolista, come lo state preparando e soprattutto a livello mentale, come si prepara una partita così? Come ti dicevo, poi in queste situazioni è facile cadere nella banalità, queste partite sicuramente non si preparano, cioè c'è solo da giocarle, noi come abbiamo giocato con l'Aquila, come abbiamo fatto con Avezzano, questi avversari blasonati sicuramente ci motivano e sarà la partita in sé a prepararsi, poi c'è solo da dare il 100%. Soltanto per dirti questo ti restituisco la linea. Perfetto, grazie a Federico Di Fabio, ad Arsene Iannotti e ad Angelo Liberatore, rispettivamente da Pescara, Chieti e L'Aquila. Vi abbiamo raccontato, anzi loro vi hanno raccontato le vicende calcistiche di queste tre formazioni. Saluto ancora Alice Pagliaroli, scappata via per questioni personali e lavorative dal nostro collegamento. Grazie Alice. Un saluto affettuoso e caro al nostro regista Mario Giacchetta da studio, che segue le dinamiche di questa rubrica Eccellenza On Air. Anche un caro saluto e ringraziamento alla parte tecnica, dallo studio centrale ad Andrea Di Fabio. Ringrazio nuovamente i nostri inviati. Vi do appuntamento all'edizione serale delle 20:40 circa su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre, per rivivere integralmente questa puntata insieme ai contributi raccolti dai nostri inviati. Io vi ringrazio, vi auguro buon pomeriggio e vi do appuntamento alla prossima settimana con Eccellenza On Air, naturalmente su Rete 8 Sport, passione infinita.